Flores Bevilacqua, collegata da Palermo, Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera, grazie. Lei con quel quadro dietro mi fa soffrire, perché io vorrei andare al mare. Quindi... Comunque, vabbè. Dottore Del Debbio, quando vuole l'aspettiamo. Ah, va bene, grazie. Chi mi ha valutato non mi ha dato nessun indirizzo, né nessuna struttura, né nessuna, nessuna cosa, okay. E avendo una qualifica comunque di rilievo. Ecco. Dolores Bevilacqua, che dice di questa situazione? Cosa le dico? Che i numeri inchiodano una realtà drammatica, perché in Sicilia il reddito di cittadinanza è stato tolto a 38.000 famiglie e sulla piattaforma ufficiale creata dal governo, che voglio ricordare, avrebbe dovuto incrociare domande e offerta, ma in realtà è semplicemente un collettore delle richieste che arrivano, ci sono 53 offerte di lavoro. Le posso parlare di tutti i messaggi che mi mandano le persone che cercano di rispondere agli annunci e poi si vedono fare delle offerte ai limiti dello sfruttamento, anzi ben oltre i limiti dello sfruttamento. E quando invito queste persone ad andare a denunciare chi fa queste offerte vergognose, mi rispondono che sono sole, che se vanno a denunciare sanno che non potranno più cercare lavoro, che comunque in quelle aziende lavorano altri padri di famiglia e quindi non possono farle chiudere. Questa è la realtà. E poi mi perdoni, a dicembre del 2022 l'attuale governo ha cancellato il reddito di cittadinanza, ha introdotto l'assegno di inclusione, ha introdotto il supporto alla formazione e al lavoro, però oggi noi registriamo il record storico di persone in povertà assoluta, 5.700.000 persone, di cui oltre 1 milione bambini e giovani. Di questo disastro sociale l'unica responsabile è la scelta e la politica di Giorgia Meloni. E questa è la realtà che si tocca con mano. Quindi basta parlare di reddito di cittadinanza. Siamo quasi ad un anno di regime delle soluzioni proposte da Giorgia Meloni e il disastro sociale è sotto gli occhi di tutti. Allora, Augusta Montaruli. Ecco, io direi veramente è stata chiamata in basta causa. Parlare di reddito di cittadinanza, perché i danni nefasti li abbiamo già visti tutti. E grazie per il servizio, perché è esordito. I danni del reddito con... di cittadinanza io non sono stati 1.300.000 persone salvate dalla povertà. È bastato togliere il reddito di cittadinanza che in Italia... I numeri Istat dimostrano che nel triennio dal 2020 al 2023 il reddito di cittadinanza ha salvato 1.300.000 persone dalla povertà assoluta. Il governo Meloni ha cancellato questa misura e ha fatto piombare 5.700.000 famiglie, persone nella povertà assoluta. E questo è un dato di fatto. I dati dell'occupazione in crescita, cara Montarulli, sono di una serie storica che è iniziata molto, molto prima che veniste voi al governo, che hanno avuto un impulso fondamentale grazie alle misure come decontribuzione sud e industria 4.0 che il governo Conte ha varato per uscire dal periodo più buio che sappiamo essere quella della pandemia. E cara Montarulli, un velo pietoso sulla pandemia e le misure sud, del governo Conte in pandemia. Stendiamo un velo pietoso. Voi. Guardi, non butti la palla in tribuna, non interrompa lei, capisco che è nervosa periodo. Di fronte ai dati. Parliamo invece dei 14 cali consecutivi della produzione industriale targati governo Meloni. Parliamo dei record della cassa integrazione targato governo Meloni. Abbiamo questi numeri. Parliamo che sono dati del record di fatto di occupati, cara collega Montarulli. Parliamo del record dell'aumento indeterminato. Record di occupati e il PIL che si inchioda allo zero virgola. Allora. Significa che quella è una bolla, perché la gente non ci arriva a fine mese. Guarda, quando uno lavora non è mai una bolla. Allora, il PIL sarebbe fate scoppiato. Sentire. Io ce l'ho con quei politici, 5 Stelle in testa, che hanno lucrato su questo, sprecando denaro pubblico,
andando in giro, ma ve lo ricordate Conte che andava nelle piazze del sud con gli sfaccendati intorno, è arrivato papà che ci fa la tesserina gialla, cioè, poi dopo ma saliva sul palco il super bonus gratuitamente. Risultato, da una parte 10 miliardi l'anno buttati, dall'altra parte 200 miliardi di buco a spese nostre, perché dobbiamo dare una notizia al Movimento 5 Stelle. Ma cosa dice? Chiedo scusa, la prego, abbiamo ascoltato con pazienza, attenda anche lei. Sa, signorina Bevilacqua, c'era una signora, che si chiamava Margaret Thatcher. C'era una signora che si chiamava Margaret Thatcher, forse più autorevole di lei e di me certamente, che diceva una cosa: non esiste il denaro pubblico, esiste il denaro dei contribuenti. Quindi quando c'è un politico che dice vi regalo qualcosa, c'è qualcun altro che paga. Lei la può girare come vuole. Il governo Meloni che ha deciso di lasciare dei soldi a chi ne ha bisogno, persone grandi di età non ancora in pensione, persone che hanno disabili in casa, persone che hanno figli. Ma gli altri, scusi, ma se io ho 30 anni, sono palestrato e sto bene di salute, perché devo avere 700 euro a spese di questi signori? Perché con le regole dei grillini 500 sono di reddito di cittadinanza o 600 o 700. 500 è la pensione di mamma, 500 è di lavoro nero e sto come un signore. Non può funzionare così. Con quelle regole voi create il lavoro nero e create una situazione in cui uno resta come sta anziché prendere una strada positiva. E non possiamo dare il messaggio per cui per spostarsi da casa vogliamo 5.000 euro, grazie, ragazzi, perché o siete nati tutti col sederino, ma nessuno, io credo che bevi l'acqua, o siete nati tutti col sederino nella Nutella oppure no, prego Dolores, prego, bevi l'acqua, direttore, prego. Capezzone, è la dimostrazione della sordità di questo governo di centrodestra ai problemi delle persone reali. Ma il signor Francesco dicendo? Ha detto che gli servivano 5.000 euro, e chi te li dà 5.000 euro, tesoro, chi te li dà? Anticipi di affitto. E infatti il signor Francesco non ce ma la fa. Ma glieli dia lei allora, devolva il suo stipendio da 5.000 euro. Tanto, e noi già dire. Lo facciamo, grazie per brava, averlo ricordato. Noi abbiamo restituito 100 milioni a devolva di più, devolva di più. A spese nostre e non a spese nostre, così famo prima. Ho finito il tempo. Grazie a tutti. Un ultimo passaggio, scusi dottore Del Debbio. Un ultimo passaggio. Sì. Il governo Meloni ha tolto 2 miliardi di fondi al sostegno alla povertà, la lotta alla povertà, ne ha trovati 8 miliardi per i carri armati Leopard. Ma ne ha messi 2 miliardi in legge di bilancio per la lobby delle armi, che nel 2023 ha fatturato il 53% in più. Queste sono le priorità del governo Meloni, si vergognino. Pubblicità.